Io dico solo due parole per spiegare perché sono cascato in mezzo alle piastrelle. In realtà non sono cascato, sto bello solido e mi piace molto. È un materiale che in realtà nella vita ho affrontato diverse volte, ma non mi ero mai appassionato tanto come oggi. E penso che la passione che mi ha preso oggi derivi soprattutto dal fatto che ho riscoperto questa totale autenticità della ceramica, che è terra, e la vedete bene in tutti questi vasi, che è terra presa in azienda, cioè terra presa lì, che quindi come tale ritorna ad essere terra, ma che è terra anche quando è così, quando è dura, cioè non ci sono aggiunte di materiali polimeri o ricavati dal petrolio o materiali inquinanti, è pura, è autentica. E siccome la passione degli uomini oggi in generale è verso l'autenticità, mi sembra che veramente valga la pena mettere in evidenza l'autenticità della ceramica. Ecco, per fare questo ho realizzato questo che vedete, che fondamentalmente tenta di far penetrare l'attenzione oltre alla superficie della materia. Tenta di mettere in evidenza lo spessore. Lo spessore è questa terra che compone la piastrella stessa. E per questo ho realizzato queste sculture che vedete, queste specie di grattacieli, che sono proprio fatte con la piastrella non più come un rivestimento, ma come materia stessa. Come è una metafora per dire che la terra è il mondo e il mondo è terra. Cos'altro? Direi proprio che quest'anno del Salone, quest'anno dove come tutti gli anni ci si incontra e si cerca di vedere cosa c'è di diverso dall'anno prima, io direi che c'è di diverso il fatto che è consolidata l'idea che tutti quanti stiamo cercando qualche cosa per farci vedere il mondo di sempre in una maniera diversa. Ed è questa, credo, la grande differenza. Cioè, mentre tutti gli anni si cerca la novità, pensando che la novità sia da qualche parte che non è il mondo di oggi, ecco, quest'anno la sensazione che io ho è che si va a cercare la novità nel mondo di oggi. Nel mondo di oggi per cercare un punto di vista diverso, per cercare una prospettiva dove tutto sembra diverso, dove tutto sembra assolutamente inedito, mai visto, ma che però ci concede quel senso di familiarità, quel senso di abitudine, di uso, di qualcosa che abbiamo sempre visto, che ci rassicura, che ci conforta e che ci fa star bene.